Nella mattinata di sabato 25 gennaio è stato ospite presso la sala consiliare di Palazzo Lomellini l'ambasciatore del Marocco Youssef Balla in un incontro con i sindaci del territorio curato dal coordinatore dell'Unione Mondiale Marocchini all'estero in Italia per il Piemonte e Nord Italia a Faweb della DIF. Il convegno, avente per oggetto la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Marocco e il Canavese, è stato aperto con gli inni dei due paesi. Successivamente, il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno, ha fatto gli onori di casa. Grazie e benvenuto al dottor Youssef Balla, ambasciatore del Marocco in Italia. Un saluto anche al console di Torino per quanto riguarda il Regno del Marocco. Carissimi tutti, sindaci, saluto ognuno di voi, poi magari si presenterà personalmente all'ambasciatore. Saluto anche con piacere la presenza di un rappresentante del nostro Parlamento, l'onorevole Francesca Bonomo. Grazie per la presenza. Ringrazio anche i consiglieri regionali che oggi non hanno dovuto essere presenti, ma che hanno dato la loro vicinanza e la loro disponibilità alla collaborazione, che sono i consiglieri regionali Alberto Retta, Claudio Leone e Mauro Fava. Un anno fa, circa fine dicembre 2018, è iniziato un rapporto di collaborazione con l'ambasciatore che ha preceduto il dottor Balla all'ambasciata a Roma, con l'allora console di Torino, per una cooperazione, una collaborazione tra il nostro territorio, che è un territorio che ha delle peculiarità, che per certi versi hanno delle caratteristiche che possono ben andare in sinergia con le peculiarità, caratteristiche del Marocco, peraltro naturalmente molto diverse, ma che comunque c'è una comunità di intenti per una importante collaborazione, anche perché il canavese, la comunità marocchina è ben rappresentata ed è rappresentata a tutti i livelli, oggi anche a livello istituzionale, con la formazione di un'associazione che si occupa della collaborazione Italia-Marocco. Qua oggi rappresentata dal coordinatore che è il dottor Fawi Abderrahidif, e la collaborazione deve, noi vogliamo che questa collaborazione diventi sempre più stretta e che ci siano anche delle possibilità di scambi, che possono essere scambi turistici in modo importante, scambi culturali, scambi dal punto di vista sociale. Scambi dal punto di vista delle nostre peculiarità gastronomiche, peculiarità paesaggistiche. E quindi tutto questo insieme di cose fa sì che si era instaurato con il precedente ambasciatore l'opportunità di andare con un gruppo di sindaci del Canavese, una rappresentanza, a visitare una parte del Marocco per portare poi lì un mercato, una fiera o qualcosa che stiamo costruendo delle peculiarità del nostro territorio, proprio per questa collaborazione che deve essere sempre più stretta. Il fatto che poi l'ambasciatore sia stato spostato, devo dire in Bulgaria, no, Romania, l'ambasciatore che prima era a Roma è stato spostato in Romania e con l'avvento del nuovo ambasciatore abbiamo ripreso questo tipo di collaborazione. Oggi quindi siamo qui per continuare questo tipo di discorso, per mettere le basi per questo scambio e naturalmente per confermare la vicinanza del nostro territorio al Regno del Marocco, in modo particolare per questa sinergia tra popolo canavesano, cittadini canavesani, amministrazioni canavesane e marocchini residenti presenti da tanto tempo in Canavese. A spiegare il motivo dell'incontro e a presentare l'ambasciatore è stata Faweb della DIF, coordinatore dell'Unione Mondiale Marocchini all'estero e in Italia per il Piemonte e Nord Italia. Buongiorno a tutti, devo ringraziare tutti i sindaci che sono presenti qui, ormai la maggior parte ci conoscevamo, e ringraziamo anche il signor ambasciatore che ha proprio accettato il nostro invito, diciamo da Roma fino qua al Canavese, diciamo il fondo valle del Canavese, con tutta l'autorità marocchina, il signor
il console, tutto il persona siamo intorno al signor ambasciatore, e quindi di nuovo dico benvenuti e grazie molto. Oggi mi fa piacere vedere tutti di nuovo i sindaci, sarebbe questa la terza edizione, perché poi potrebbe essere una conclusione finale per questo viaggio, quello che ha indicato il signor sindaco dottor Alberto Rostagno. C'è tante cose da dire, da discutere, e magari poi ci sarà bisogno anche il vostro intervento, magari per parlare per questo discorso, per scambio di cultura, per sviluppare o creare uno sviluppo di tavolo di lavoro nella zona. Io tanto mi fa piacere perché ogni sindaco si presenterà al suo popolo qui, quindi ci sono tutti i tipi di sindaci che presentano questa comunità marocchina, perché qua si risolta già tanti marocchini nella zona, e quindi mi fa piacere. Questo sarebbe un sogno, che magari il treno nel binario e manca solo da partire, e quindi con tutti noi facciamo partire questo treno qua. La parola è poi passata all'ambasciatore del Marocco, Youssef Balla. Onorevole signore e signori sindaci, signor consigliere generale del Regno del Marocco, signore e signori, permettetemi innanzitutto esprimere la mia ammirazione per lo spirito che regna in questa sala, in questo territorio, di convivenza. Sono veramente orgoglioso di constatare a che punto la comunità marocchina in questo territorio gode di questo prestigio. Ben inserita, ben integrata, rappresenta veramente un ponte di dialogo fra i due paesi, rappresenta quello che per quello che sempre abbiamo lottato, che la diversità è un arricchimento. Le faccio veramente i complimenti agli amministratori territoriali, perché loro con la loro politica hanno permesso raggiungere questi compiti. Signore e signori, è un grande onore per me partecipare a questo incontro sulla cooperazione territoriale tra il Marocco e il territorio di Canavese, in presenza di onorabili sindaci. Ringrazio quindi l'ospitalità e l'accoglienza, e ringrazio l'iniziativa dei membri dell'Associazione Unione Marocchina all'estero in Italia per la loro bella iniziativa. L'incontro di oggi si svolge in un momento in cui le relazioni marocchine e italiane stanno avendo un nuovo slancio dopo la firma nel novembre 2019 a Rabat di una partnership strategica multidimensionale. Questo partenariato strategico multidimensionale mira a consolidare le relazioni politici, economici, culturali e finanziarie nell'ambito del reciproco interesse. A questo proposito, l'avvento della democrazia territoriale costituisce una base solida e duratura su cui costruire e attuare progetti e azioni di prossimità, mobilitando in modo efficace e efficiente le attori della vita locale al servizio di un vivere meglio collettivo e individuale. Nell'ambito della decentralizzazione amministrativa avviata dal Marocco, lo sviluppo delle cooperazioni tra le regioni, i territori del Canavese e i territori del Regno del Marocco implica la partecipazione della società civile, le collettività, nonché la diversità degli attori locali. È più che mai necessario per lottare contro
le tentazioni attuali del ripiego su se stessi e di stigmatizzazione dell'altro, originario di un altro paese, possessore di altri riferimenti culturali, come responsabile delle distorsioni della nostra società. Tale cooperazione territoriale è una risorsa importante per l'inclusione economica e sociale e costituisce un modo di agire da privilegiare e consolidare, tenendo conto delle problematiche comuni alle quali sono confrontate le regioni, i territori locali, in primis la piena e completa inclusione nella vita locale delle persone in situazioni di fragilità economica o sociale. È anche importante sottolineare che nell'ambito della conferenza di Barcellona del 1995, il ruolo delle regioni e dei territori locali e delle città si inserisce perfettamente in questa dinamica come attore dello sviluppo, confluenza fondamentale della vita democratica, piattaforma di strategia con una cooperazione efficace. Signore e signori, il Marocco è su una buona traiettoria e la sua economia sta dimostrando resilienza grazie alla padronanza degli indicatori macroeconomici. L'economia marocchina è stata in grado di raggiungere una crescita del PIL del 13,4% negli anni 90 e è quasi 5% in media all'anno dai primi anni 2000, unita a una bassa inflazione. Il Marocco è da diversi anni impegnato in profonde riforme politiche, economiche, che mirano alla liberalizzazione della sua economia e allo snellimento delle procedure legali legate agli investimenti, alla creazione di un quadro legislativo favorevole, alla semplificazione del sistema fiscale e all'istituzione di un contesto imprenditoriale stimolante, favorevole a progetti che creano ricchezza e posti di lavoro. Tali riforme, insieme con i numerosi cantieri strutturali, hanno notevolmente migliorato le prestazioni economiche del Marocco, in particolare nella classifica del doing business, risalendo da 37 posizioni negli ultimi 7 anni, passando dal 97 posto nel 2012 al 60 posto attuale, colmando così il divario rispetto alle migliori pratiche mondiali. Il quadro generale di stabilità politica e di crescita sostenuta ha permesso al Marocco di drenare tra il 2010 e il 2018 circa 4 miliardi di dollari in media di flussi di investimenti diretti esteri all'anno, il che lo rende un hub regionale imprescindibile alle occhi degli investitori internazionali, i quali beneficiano nel regno di infrastrutture che permettono loro di rafforzare i loro progetti. In termini di infrastrutture, Sua Maestà il Re Mohammed VI ha introdotto la sua visione dello sviluppo economico e sociale, articolata sulla costruzione di grandi infrastrutture che hanno beneficiato di ingenti investimenti in media 4 miliardi di euro all'anno dal 2007. Il Marocco oggi dispone di infrastrutture di primo ordine, in prima linea tra cui figurano una infrastruttura aeroportuale fitta e moderna, 17 aeroporti internazionali operativi, una rete autostradale di oltre 2.000 km, una rete ferroviaria di quasi 4.000 km, integrata dalla prima linea ad alta velocità dell'Africa, tra Casablanca e Tangeri, è determinato a continuare a investire 23 miliardi di euro entro il 2035 in lavori stradali. Con lo status del Marocco come hub internazionale della logistica, in particolare il porto Tangier-Med, che è la realizzazione di una visione reale, è diventato il primo porto container in Africa, collegando 180 porti in 5 continenti e occupa il secondo posto nella classifica delle UNCTAD, che misura la connettività delle navi di linea
le scale e tempi di consegna nei porti container del mondo. Parallelamente alle infrastrutture del trasporto, l'energetica è in forte espansione. Dal 2016 il Marocco possiede la più grande centrale solare del mondo, la centrale Nor. Il Reino ha raggiunto una combinazione elettrica nazionale del 35% nel 2018 e si sta adoperando per sviluppare una capacità aggiuntiva di circa 10.000 MW di energia rinnovabile, suddivisa in 4.500 MW solare, 4.200 MW ionici, 1.300 MW idroelettrici entro il 2030. Per quanto riguarda la visione del 2020, il Marocco ha scelto di rendere il turismo uno dei motori del suo sviluppo, sfruttando il suo vasto potenziale economico e naturale e la sua millenaria civiltà per drenare 20 milioni di turisti e aumentare il PIL del turismo dai 6 miliardi di dollari nel 2010 a 17 miliardi nel 2020. Signore e signori, il Marocco ha appena avviato un nuovo modello di sviluppo inclusivo e condiviso che è il risultato di una visione reale volta a ridurre le disuguaglianze sociali e a spingere veramente il Marocco sulla strada dell'affermazione. Basandosi sui risultati e sui progressi compiuti negli ultimi decenni, l'accelerazione dell'attuazione della regionalizzazione avanzata e la carta della deconcentrazione amministrativa costituisce una delle più efficaci di questo modello per aumentare il livello di investimenti territoriali produttivi e promuovere la giustizia territoriale in Marocco. Il Marocco costituisce così uno sviluppo regionale basato sulla cooperazione tra le regioni e sulla loro complementarità. Ognuna di esse deve, secondo il suo potenziale e delle sue specificità, disporre di una vasta area dedicata alle attività economiche. Credo firmemente nel ruolo cruciale svolto dei territori locali nel rafforzare il legame tra le nostre due nazioni e nello sviluppo sostenibile e inclusivo della regione mediterranea, che sta vivendo oggi importanti trasformazioni. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Il primo progetto che vedrà unite le due comunità sarà un viaggio culturale in Marocco. Gli stessi sindaci presenti qui hanno fatto.